Zombie apocalypse. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Quest'oggi vi porto il recap di quella che è la terza Weekend League del mese di febbraio, valida per il mese di qualifica. Perdonatemi se sono stato inattivo nelle prime due settimane, ma diciamo che ero un po' rammaricato per come erano andate le prime due Weekend League a causa di davvero tanta sfortuna, con addirittura 6 partite perse ai rigori nelle prime due settimane. Sicuramente potevo gestire meglio quelle partite ed evitare di andare ai rigori, ma il fato ha voluto così. Quindi siamo tornati con questa weekend. Ma prima di andare a farvi vedere quanto ho fatto, anche se l'avete già letto dal titolo, e una partita, una tra le partite più difficili che ho giocato, volevo parlarvi una cosa. Infatti vi ho messo in descrizione il link del mio Instagram, vi metto anche a schermo il mio nome col quale potete cercarmi. Infatti, al raggiungimento dei 1200 follower su Instagram farò partire un contest dove potrete aggiudicarvi la maglietta dell'Empoli Esports Academy. Non vi resta altro dunque che seguirmi, e non appena raggiungerò i 1200 follower farò un post con tutte le istruzioni. Passiamo ad analizzare la mia Weekend League. Come potete vedere a schermo ho fatto un ottimo risultato, 38 vittorie e 2 sconfitte, che mi sono valse la top 100, 86esima posizione. Anche di questo dobbiamo un attimo parlare, perché chi di voi è su Xbox avrà notato sicuramente che durante questo mese c'è stato davvero un boom a livello di risultati. Addirittura questa settimana ci sono 27-40-0, ragazzi, robe che non si sono davvero mai viste su Xbox, ma che probabilmente non si sono mai viste neanche su Play. E questo perché sembra che basterebbe bloccare una persona per evitare di poterla incontrare in FUT Champions, ed è infatti ciò che sembra essere accaduto in molti dei casi. Tuttavia vi lascio in descrizione il link del video di Dr. Whites che spiega alla perfezione quanto accaduto. Invece noi adesso ci andiamo ad analizzare la partita che ho disputato contro Bundled Nick, ovvero il pro player del Groningen, che è in piena corsa per la qualifica e, se non erro, è a 114 vittorie, quindi si trova sicuramente nella top 64, o se ha il punteggio abilità un po' bassino, comunque a ridosso. Eccoci dunque in partita. Come accade nella maggior parte dei match contro altri giocatori comunque di ottimo livello, la partita è bloccata per la maggior parte del tempo. Infatti arriviamo al 31esimo, quando ci sono state davvero pochissime azioni. Vediamo lui in possesso palla con Ronaldo, Toti ovviamente al limite dell'area, questo tiro a giro che colpisce la traversa e poi Del Piero sforbiciata sul rimpallo, per nostra fortuna la butta fuori. Cerco subito di rispondere per spezzare un po' l'inerzia a suo favore del match con questa azione di possesso con Sandro, che vede Bale in profondità verso Suarez, buona la finta, palla verso Ronaldo con il passettino, tiro ad incrociare che fulmina De Gea nonostante ci fosse anche arrivato, quindi 1-0 per noi. Primo tempo povero di emozioni, che finisce con l'unico squillo di quel gol dopo il contropiede. Arriviamo nella ripresa. Subito il nostro Ronaldo viene messo giù da Rio Ferdinand dal limite dell'area. Quindi calcio di punizione. Cerco uno schema, faccio partire Ronaldo, però la servo per Bale che col mancino dal limite dell'area, da lì a giro, fulmina De Gea per il 2-0, quindi doppio vantaggio, ci portiamo in una buona situazione. Match molto bloccato a centrocampo, il nostro avversario cerca di recuperare il match, però fino ad ora ho difeso bene. Allora cerco di ripartire con questa azione manovrata, Suarez, vede Goretzka, ancora Suarez, palla dentro verso Ronaldo col destro, De Gea si china, la mette fuori, calcio d'angolo, Valencia, batto vicino, palla dentro verso Vieira, vedo l'inserimento di Suarez che viene chiuso all'ultimo momento da Pogba,
sarebbe potuta essere un'occasione molto più pericolosa. Calcio d'angolo dall'altra parte, con Valencia che demolisce Del Piero di fisico, poi Vieira palla verso Ronaldo, si gira col mancino da lì, davvero fuori di un pelo il tiro di CR7. Vediamo questa azione di contropiede da parte del nostro avversario con Gullit, due driven pass rapidi a cercare Neymar. Ronaldo viene chiuso perfettamente dai Desailly, rimpallo vincente però che favorisce Neymar, quindi il nostro avversario trova la rete del 2-1 all'80esimo. Però queste partite qui vanno vinte anche con un po' di malizia, un po' di astuzia, lo fanno tutti, perché non farlo anche noi, quindi molto schiettamente vi dico che la palla la rivedrà probabilmente nel match successivo e quindi agevolmente noi gestiamo questi ultimi 10 minuti e ci portiamo il match a casa. Beh ragazzi, come avete visto sicuramente è stata una partita combattuta, io credo che abbiamo meritato la vittoria. E niente, quindi non mi resta altro che salutarvi, ricordarvi di passare sul mio Instagram, di lasciare il follow per restare aggiornati su quando ci sarà il contest, ovviamente, se volete partecipare. Io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!